In occasione della consulta regionale qui a Novarello, l'Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione di Novara, vuole praticare il calcio camminato. Oggi facciamo una partita che può servire anche di esempio per tanti in Italia che vogliono muoversi camminando, senza correre, giocando. Di solito si gioca da 5 a 7 a 8 persone, quindi una specie di calcetto ma camminato, ripeto, palla rasoterra, è vietato il contatto uomo, è vietato lo scivolone e la palla non può essere alzata, colpita oltre più o meno la cintola dei giocatori, mentre il tiro in porta è libero. Non c'è altro da dire che se non incentivare a praticarlo, perché muovendosi, sudando, che è determinante, la sana sudata è una camminata in amicizia, quindi per solidarietà, per amicizia si fa sport divertendosi anziché camminando e basta. Il calcio camminato è una disciplina che, guarda caso, è stata inventata dagli inglesi nel 2011 e che proprio i veterani dello sport qui di Novara hanno portato in Italia. Diciamo che sono i pionieri di questa nuova disciplina per over 40 e 50. Il calcio camminato è l'esempio chiaro di come lo sport può essere praticato anche ad un'età non più verde e che permette agli atleti e a chi lo pratica di rimanere in buona salute. La prevenzione del rischio cardiovascolare passa attraverso una igiene di vita, una qualità di vita sana, l'abolizione del fumo, un'attenzione all'alcol e all'alimentazione, ma anche all'attività motoria. Il calcio camminato è un chiaro esempio di come si possa praticare ancora attività fisica e sport a un'età che non permette più la corsa, il contrasto, come quando si aveva un'età più verde per poter giocare a calcio a 11. Questo è l'esempio fulgente di come una persona non più giovane può ancora dedicarsi a uno sport che piace, che interessa e che fa bene alla salute. Quindi un messaggio chiaro da parte del cardiologo è che il calciatore, l'ex calciatore che ancora ha voglia di fare attività fisica, attività sportiva, può dedicarsi con passione, con tranquillità a quello che è uno sport che ci rapisce da quando siamo piccoli.